Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, prima di andare a vedere insieme questo nuovo video, volevo farvi gli auguri di buon anno. E io spero tanto che questo 2021 ci riporti la serenità, la tranquillità e la libertà di fare cose a cui nell'anno precedente. Non voglio nemmeno nominarlo questo l'anno precedente. Ci ha negato per colpa di questo virus, quindi che ci ridia la libertà di fare quello che vogliamo, di tornare a vivere normalmente come abbiamo sempre fatto. Naturalmente per fare questo dobbiamo vaccinarci. Io lo farò quanto prima, quando sarà il mio turno, corro subito, spero presto. Questo perché ho tanta fiducia nella ricerca e nella scienza. Detto questo, amici, seguitemi, andiamo a vedere questo pane, pane con i semi. Allora, ho preparato le due farine, vedete la farina di tipo 2 e la semola. Questo è un abbinamento che mi piace molto, anche con la tipo 1 lo faccio spesso. Questo è il lievito madre rinfrescato più di 4 ore fa, una parte del mio lievito madre. Ho preparato l'acqua e il sale. Adesso, come al solito, farò un'autolisi. Non necessariamente dovete farlo, questo, però se lo fate aiuta molto, aiuta a sviluppare meglio il glutine, quindi aiuta la lievitazione. Ci metto l'acqua piano piano, ci metto non tutta l'acqua, ma più della metà della dose che ho preparato, fino a bagnare tutta la farina. Dopodiché copro con un telo e lascio almeno 30 minuti. Passato il tempo, adesso ci metto ancora un pochino d'acqua, così ne assorbe un'altra pochina, e poi faccio girare in planetaria. Ecco qua. Ci metto la pasta madre a pezzettini. E giro, faccio girare, finisco di mettere, vedete, piano piano l'acqua, così mi regolo, faccio girare almeno una decina di minuti, e metto anche il sale, quando è girato un pochino posso mettere anche il sale, e poi mi controllo la consistenza. Io faccio sempre così perché se serve, io qui adesso azzardo altri 10 grammi di acqua. Questo perché se vediamo una ricetta con un tot di acqua, magari però la farina la cambiamo, anche tra diverse marche l'assorbimento non è uguale. Quindi queste farine che ho messo io non assorbono molta acqua, quindi sto intorno ai 70, al 70%, diciamo, anche un po' meno forse. Ok. Verso l'impasto sul piano di lavoro e farò dei giri di pieghe direttamente così, tipo slap and fold. Ecco qua, un pochino appiccicoso l'impasto come vedete, però con le pieghe poi si riprende un pochino. Fatto una perlatina. E adesso ho preparato un contenitore che ho oliato, faccio così, e ce lo metto dentro. Lo copro con la pellicola, con il coperchio, come volete, nel mio caso con la pellicola perché vedete che è forato questo contenitore, quindi ci metto la pellicola e poi magari ci appoggio un coperchio e lo lascio all'incirca 4 ore, ma anche 5 perché siamo in inverno, eh?
Quindi valutate ad occhio la lievitazione, deve crescere, aumentare di volume, ci devono stare gli alveoli sotto, si vede. E poi lo giro di nuovo sulla mia pietra, piano di lavoro, dove volete. E qui ci farò due giri di pieghe a tre, le classiche pieghe a tre. Poi, siccome voglio mettere questi semini misti che ho comprato, semi bio, e dentro c'è il sesamo, semi di chia, di lino, di girasole, sono misti, e credo anche, mi sembra anche il sesamo. Quindi farò prima i due giri, poi l'ultimo giro allargherò bene l'impasto per inserire i semini. Quindi, ecco qua, adesso me lo allargo per benino, come se dovessi fare una laminazione, ma la laminazione bisogna fare proprio il velo con l'impasto. Qui, insomma, diciamo che allargo bene. Volendo, i semini si potevano mettere anche al primo impasto, però poi con la lievitazione magari sarebbero usciti. Troppo presto gli aromi dei semini, invece così li mettiamo all'ultimo, è meglio. Ok, ecco, allargo un altro pochino. Bene. Adesso diciamo che non l'ho pesati, vado un pochino a occhio, quindi qui dipende anche dai vostri gusti, Se volete potete anche riempire per benino, però io li spargo bene, vediamo, senza pesarli, vediamo quanti riesco a metterne. Vedete, sono misti. Ecco qua, ne metto ancora. Ok, ci farò un filone perché arrotolo per benino. E quindi farò un filone. Poi, se volete fare una pagnotta, è lo stesso, prendete i lembi, li portate al centro, piano piano, come di solito si forma una pagnotta. Io farò così, vedete, arrotolo. Adesso qui ho velocizzato un attimino. Ok. Ecco qua. Forse mi è venuto un pochino troppo lungo questo filone, poi lo accorcio un pochino in base al cestino che ho. Se avete un cestino così bello lungo, ben venga. Naturalmente se vi piacciono invece i filoni un pochino più mollicosi, lo fate più cicciotto, lo accorciate, lo fate più corto. Quindi lo lavorate in base al cestino. Io questo è il cestino più lungo che ho, dico sempre devo comprarne un altro più lungo, però c'è l'adagio con la chiusura in sopra. Dentro sotto ho messo i semi, vedete, così quando vado a ribaltare i semi si trovano già sopra, che lievitando si attaccano bene al filone. Metto un po' di semola, poi vado a chiudere per lasciarlo lievitare altre 2 o 3 ore. Vediamo. Allora, eccolo qua. Vedete, ben lievitato. Facciamo la prova dito. Io direi che è pronto. Poi si vede anche dagli spacchetti che cominciano a formarsi. Bisogna fare attenzione a non far passare la lievitazione. Quindi io ho acceso il forno già caldo a 250 gradi. Questo è il mio metodo, lo metto così sulla pala con la carta forno che scivola facilmente poi dentro la teglia che sta nel forno, quindi è già bella calda. Vedete, i semini si sono attaccati bene, e metto ancora un po' di semola. E adesso provo a fare un taglio perché è abbastanza morbido, vediamo se riesco a tagliare, a fare un taglio semplice.
perché standoci i semini, la lama va a sbattere contro i semini e quindi è un pochino, però ecco qua, ci allargo un pochino. Ok, il mio forno è con l'opzione vapore, quindi ci saranno due spruzzi di vapore all'inizio, altrimenti con uno spruzzino createlo voi, eh. Inforniamo. Dopo all'incirca 45-50 minuti, eccolo qua, il pane è cotto. Ho lasciato poi ancora 10 minuti con lo sportello semiaperto per farlo asciugare un pochino. Forse l'ho cotto un po' troppo, l'ho lasciato troppo a lungo in forno, è bello colorito, ma sono anche i semini che lo fanno scurire. Io direi che va bene. Vediamo l'interno, una volta freddo lo apro. Eccolo qua, è profumatissimo, è bello, molto bello, croccante, vedete la crosta, è bella croccante. Bene amici, io vi invito a condividere il mio video, a lasciare un like, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed a cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Un ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!